È arrivato finalmente quel giorno, il giorno in cui sveliamo le chicche più sottovalutate e nascoste nel catalogo di Netflix. Come al solito seguite sui social, mettete like al video se volete, seguite il canale e per l'amor di Sheldon cliccate la campanellina per essere sempre aggiornati e ovviamente avvertiti ad ogni nostro video. Ma cominciamo! Cominciamo con Marcella, lo dirò all'italiana, è una serie noir inglese creata, scritta e prodotta da Hans Rosenfeld, creatore di The Bridge, tra gli altri, divisa in 3 stagioni, ciascuna composta da 8 puntate, è veloce, eh? La serie è nata in onda tra il 2016 e il 2021, quindi non è nuovissima, in Gran Bretagna, su Netflix nel resto del mondo, ma ITV appunto in Gran Bretagna. Marcella è un inconsueto crime, diciamo, mischia in maniera molto attenta al poliziesco britannico con le atmosfere cupe del dramma scandinavo. Recensioni più che positive, purtroppo in Italia non l'ha vista nemmeno la madre della protagonista. Cose che capitano. Sulla pagina di IMDb questa serie islandese ha totalizzato un numero di recensioni positive incredibile, altissime e meritatissime, anche perché la serie è stata la produzione più costosa di tutti i tempi, sì, per quanto riguarda l'Islanda. E la prima puntata però è andata in onda nel 2015 e ha totalizzato uno share del 90%, quindi meritato, ok? Un trend seguito anche nelle 27 puntate successive. Se siete amanti delle atmosfere nordiche e del giallo, Trapped è la serie che fa per voi, quindi cercatela e guardatela. Amanti del genere storico in costume, attenzione, abbiamo Alias Grace, ed è la serie che fa per voi, ammettetelo, tratta dall'omonimo romanzo di Margaret Atwood, già autrice tra l'altro di The Handmaid's Tale, che conoscete. Alias Grace è un dramma psicologico romanzato che racconta la storia di Grace Marks, cameriera realmente esistita, accusata di essere complice nell'omicidio del suo datore di lavoro. Ecco, Sarah Gaydon nei panni di Grace ed Edward Holcroft nei panni dello psichiatra, che deve valutare se Grace sia effettivamente colpevole o vada graziata, hanno fatto un ottimo lavoro, bisogna dirlo. Anche qui recensioni altissime. Ma tu l'hai visto? The Playlist, miniserie in 6 puntate, uscita nell'ottobre del 2022, racconta in maniera romanzata anche qui la nascita e lo sviluppo di Spotify, il colosso svedese dello streaming dove voi ascoltate sempre le cose, normale. È una serie POV, POV, nel senso che molte scene vengono riviste, episodio dopo episodio, secondo il punto di vista dei vari protagonisti, quindi rivedete la stessa cosa diverse volte. Non è una cosa nuova, un trend nuovo, però è interessante. E se siete appassionati di musica o avete da anni l'abbonamento a Spotify, cioè, perché non vederla? Se l'hai chiesto anche Netflix, però comunque è nascosta. Between, una serie da vedere, ok? Sempre su Netflix, genere fantascientifico, 2 stagioni, 2015 e 2016, gli anni di uscita, da allora nessuna notizia, purtroppo, perché la serie ha 12 episodi, però avrebbe meritato almeno 45 episodi, merita davvero. Jen McCurdy come protagonista di una serie che tratta della costruzione di una nuova società, della lotta per il mantenimento dello status quo, derivato dai genitori, e forse colpevole del fallimento di questa serie fantascientifica, di troppe relazioni amorose, soprattutto nella seconda stagione, da quanto dicono. Ecco, fondere Divergent con Titanic non deve aver portato molto bene. Borgen. A distanza di 9 anni dall'ultima puntata, Borgen ci ha fatto dono di una 4ª stagione, composta da 8 episodi, non 10 come le altre, uscita nel 2022 su Netflix, apparentemente conclusa. I fan di questa serie danese, siamo in Danimarca, si stanno chiedendo se ci sarà ancora un seguito oppure no. Nel frattempo anche i non danesi vengono insomma presi da questa serie, la consigliamo anche noi. La critica americana l'ha definita una delle migliori opere sulla politica mai andata in onda, paragonandola forse azzardatamente addirittura The West Wing. Persino Stephen King si è espresso positivamente. Certo, Stephen King, quando si esprime positivamente su un'opera che non è di scrittura, non sempre porta bene, però va bene lo stesso. Serie che vale la pena vedere, guardatela. Occupied, uscita tra il 2015 e il 2020, una serie che, vista oggi, fa letteralmente accapponare la pelle per gli argomenti che tratta. Però, insomma, se avete voglia, guardatela. Racconta un futuro distopico dove la Norvegia, decisa a diventare una nazione a emissione zero, chiude i rubinetti dall'Europa di gas e petrolio. Avete già capito dove andiamo a parare, no? Lui e la Russia si arrabbiano, la seconda invade, i brividi per la credibilità di questa trama salgono. È interessante come thriller comunque, affronta un argomento distopico, scritto bene anche, però il problema è che forse sul finale perde un attimo. Però, se avete voglia, un'altra delle serie nascoste molto interessante su Netflix. Per oggi è tutto, se volete seguiteci, mettete un like e seguiteci anche su tutti i nostri social. Ciao da Lost Series, ciao da Andrea.